tutti! Oggi voglio far vedere a voi genitori come potete preparare un gioco per i vostri bambini con le cose che avete in casa. Il gioco si chiama riempire e svuotare. Per iniziare servono dei barattoli di metallo come questo del caffè oppure quello dei pelati. L'importante è che siano di metallo, perché quando il bambino ci metterà le cose devono fare rumore. Attenzione al diametro, deve essere abbastanza grande, perché loro poi potranno entrarci con le loro manine. Se i bordi sono taglienti, li battete con un martello tutto intorno. Io li ho rivestiti, però non importa farlo. Poi servono altri oggetti, come per esempio i tappi di metallo, quelli dei barattoli di vetro, oppure le mollette per i panni. Se non avete cestini, li mettete nel tappeto. Potete alternare queste cose anche a altre cose, per esempio le noci, oppure le chiavi o le pigne e tutto quello che vi viene in mente. È un gioco semplice, a loro piacerà. E il bambino potrà così riempire questi barattoli, svuotarli quanto vuole. Non c'è un modo giusto e sbagliato nell'utilizzare questi oggetti. È un gioco semplice, però importante, perché li stimola moltissimo, li aiuta nella concentrazione e nel coordinamento occhio-mano, oltre che nella motricità. E ora saluto i bambini. Mi mancate molto, vi voglio tanto bene, vi abbraccio forte forte e vi mando un bacino. Spero che vi divertiate con questo gioco.